Buonasera, buonasera a tutti, un appuntamento speciale con i Fear Talk della Federazione Italiana Rugby, uno studio che ci introduce direttamente all'interno del Guinness 6 Nazioni 2021. Ad affiancarmi nella conduzione Alessandro Fusco, che da 15 anni, ciao Alessandro, segue le sorti della squadra nazionale nel torneo dalle colonne del tempo, ma abbiamo collegate anche con noi alcune delle firme di più lungo corso del rugby italiano. Partiamo ovviamente con Alessandro per introdurre i nostri ospiti e poi andare ad analizzare alcuni dei temi più caldi, Alessandro, di questo 6 Nazioni che ormai ha le porte. Sì, buonasera a tutti, insieme con il nostro head coach Franco Smith, il capitano azzurro Luca Biggi e con i nostri ospiti giornalisti cerchiamo di approfondire alcuni dei temi più interessanti, speriamo, di un torneo che si presenta nell'ultracentenaria storia del 6 Nazioni come certamente uno dei più controversi, comunque con delle unicità, con delle particolarità per la situazione che conosciamo tutti. Dunque benvenuto a Franco Smith, benvenuto a Luca e benvenuto anche ai colleghi. Quindi Andrea Bongiovanni della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Pessina, direttore di All Rugby, Paolo Ricci Bitti del Messaggero e Francesco Volpe del Corriere dello Sport. Proprio da Francesco, almeno per anzianità ovale, no? Comincerei coinvolgendolo nel nostro dibattito e chiedendogli quali sono, secondo lui, guardando un po' le convocazioni di questo primo gruppo da parte di Franco Smith, le cose più interessanti e soprattutto gli azzurri da seguire nelle prossime settimane, gli elementi che potrebbero essere quelli più interessanti ed elementi di novità. Intanto buongiorno a tutti. Sicuramente i tanti giovani. È evidente che questa è una nazionale costruita non per vincere subito, temo, anche se lo spero e lo auspico, però è una nazionale che guarda molto al futuro. Non l'abbiamo mai avuta così giovane in passato, nei 21 anni di Sei Nazioni, quella di John Kirwan, che pure aveva dei grandissimi nomi, Parisse e tanti altri, era più vecchia di questa. E i nomi in particolare, direi, io quello che spero che esploda, perché lo ritengo veramente un prospetto da grandissimo futuro, è Michele Lamaro. Secondo me Lamaro, per quello che l'ho visto giocare a livello di under 20 più che a livello seniores, perché poi purtroppo ha avuto anche un paio di infortuni che ne hanno rallentato l'ingresso al massimo livello, ha qualità, ha fisicità, ma soprattutto ha grandissimo carisma. E in una nazionale che ha perso tantissimi veterani e in cui i più anziani sono il capitano Luca Biggi e Guglielmo Parazzani, che hanno 29 anni, chiaramente avere carisma sarà importante. E poi vorrei le conferme da parte di alcuni giocatori che hanno fatto molto bene in autunno e che in parte hanno fatto anche bene nelle ultime partite di Pro 14. Penso a Fischetti, che è un pilone interessantissimo, di grande carattere, che si sta rivelando tra l'altro un eccezionale cacciatore di palloni nei punti d'incontro, che è uno dei nostri punti deboli da quando non c'è più Favaro. E penso a Garbisi, che ha avuto un impatto estremamente interessante sulla nazionale, ma che naturalmente dovrà confermarsi, perché la prima partita, la seconda, diciamo, paradossalmente sono quasi più facili. E sarà molto importante anche l'affiatamento tra Garbisi e Warney, che penso che questa sia la mediana del futuro. In ultimo, mi piacerebbe che esplodesse Mori, perché ha delle qualità fisiche e soprattutto mi piacerebbe che giocasse centro, se Franco Smith sarà d'accordo, perché è uno che ha delle qualità fisiche che noi in quel ruolo non abbiamo, penso, dai tempi di Cristian Stoica, e non me ne vorranno Mirko Bergamasco e Canale. Qualità fisica abbinate anche a qualità tecniche. Ecco, diciamo, questi sono i giovani da cui mi aspetto di più e che spero costituiranno l'ossatura, diciamo così, della nazionale del futuro. Grazie Francesco, mi inserisco perché insomma la linea verde, il DNA
questo forte ricambio generazionale, no Franco, sono stati davvero al centro dei tuoi messaggi dal giorno in cui ti sei seduto sulla panchina della nazionale. Ecco, dove ti senti di essere arrivato in questo percorso, guardando in questo ultimo anno che è stato difficile proprio per i tanti giovani che magari si sono succeduti, hanno cominciato a entrare a far parte del gruppo azzurro, e anche per la difficoltà oggettiva a gestire una squadra nazionale in due finestre che sono state profondamente stravolte dalla pandemia? Guarda Andrea, da dicembre, ottobre 2018-19 abbiamo già parlato con Conner e Franco Ascione. E abbiamo capito ci saranno parecchi giocatori giovani molto interessanti che viene adesso per prendere la bandiera d'Italia. Abbiamo capito, tutti hanno capito, ci sono parecchi giocatori che smettono per motivi, non ci sono stati veramente inseriti negli ultimi 10-12 anni veramente giovani giocatori dentro la squadra, perché ovviamente la prestazione era molto importante. Siamo arrivati purtroppo a un punto dove parecchi giocatori ha smesso. Tanti giovani sono bravi, l'Italia ha bisogno di cominciare il prossimo percorso per 10 anni con un gruppo di giocatori che ci saranno in 2003 e 2027. Tutti pensano all'inizio, ovviamente, è la parte tecnica che è più importante, e la parte tecnica sì, è veramente importante, ma viene ben seguito per me dall'inizio con i vari tecnici che sono in Italia e che stanno lavorando con questi. Una cosa che magari per me, che è rimasto indietro, non per me, per tutto il mondo, per vedere, è la parte fisica. Fisico in senso, le numeri di azione, l'intensità in cui si gioca la partita, quante azioni a massima intensità puoi fare durante una partita, quanti metri, quanto accelerazione e quanto forte, no? Così tutti parlano sempre con gli atleti dell'emisfero sud, gli All Blacks, ne parlano di altezza dei sudafricani, avevano una touche 1,98 m durante la Coppa del Mondo. Parliamo spesso della fisicità della Saracens che viene portato così dentro la squadra inglese, francese, top 14, se tu parli top 14, tutto quello è sempre quanto grande, quanto largo, quale tipo di giocatori, anche stranieri giocano lì dentro. Sai, hai Ezebet lì, il pacchetto di Tolone pesa di più da tutta la nostra squadra, diciamo. Ma questo è lo standard che viene fatto dal mondo. Poi se tu guardi anche gli irlandesi, se tu guardi alle Pro 14, le squadre che sono le prima classificate sono questi che vincono anche la Sei Nazioni, e siamo rimasti un po', diciamo, qualche passo indietro dal punto di vista fisico. Questi nuovi giocatori che viene adesso hanno l'opportunità adesso di venire inserito a questa intensità, a questa velocità, questo passo che il rugby ha fatto ultimamente per diventare più competitivo. Spesso l'ultimo anno prima una Coppa del Mondo, il mondo allena molto di più con i loro ragazzi e aumentare la loro fisicità per la Coppa del Mondo. Questo significa che l'anno dopo le standard e tutti i limiti sono aumentati. Per quello era molto importante di portare questo gruppo. Per me abbiamo cominciato, scusa, una risposta lunga, ma dovrebbe essere chiaro. Abbiamo cominciato di inserire questa nuova etica di lavoro, questa fisicità, questa DNA che abbiamo bisogno. I ragazzi l'anno scorso hanno sofferto in un certo modo, perché era strano, nuovo e diverso, ma hanno adattato, e quella è la cosa importante. Volevo approfondire un attimo con Franco, perché mentre una generazione, che è quella che di fatto tu hai trovato alla fine di un percorso, finisce, un'altra con te inizia. C'è un parallelismo, un paragone secondo te tra il lavoro che ha fatto John Kirwan ormai 20 anni fa e quello che stai portando avanti tu adesso? Sì, io ho giocato qua in Italia quando Kirwan allenava, quello è un po' tempo fa, per quello. Io penso, non lo so, io lo so, anche lui voleva aumentare la professionalità. A quel punto era tutto, era subito dopo la Coppa del Mondo, ha portato video, ha portato
l'analisi degli allenamenti, roba che magari non viene fatto prima, e lui voleva aumentare la partecipazione da ogni giocatore, praticamente rendere fisicità, ma penso lui era molto più mirato sul tecnico, meno sul fisico. Io ho scoperto il discorso del fisico quando io ho giocato a Benetton e abbiamo sofferto di fare il passo per essere competitivo in Heineken Cup. Poi quando ho allenato, sono venuto qui per allenare, la prima giornata ho visto giocando contro Perpignan, perché avevano avuto loro quattro anni consecutivi in Heineken Cup, sembrano palla di flipper quando loro sono in contatto e noi siamo molto lenti per rialzarsi e per rendere noi disponibili per giocare di nuovo. E da lì abbiamo cominciato a allenare intensità per aumentare la nostra azione, per rendere noi competitivo, ma poi è diventato anche una forza, una freccia, la nostra arma che possiamo usare per vincere contro squadre che praticamente dovrebbe essere più forte di noi. Andrea, se sei d'accordo, coinvolgerei adesso il capitano Luca Biggi su un tema che lo riguarda dal punto di vista proprio del suo ruolo di leader all'interno del gruppo. Allora, nell'ultimo quadriennio, ma poi con la gestione di Franco questa cosa si è anche accentuata, ci sono stati tantissimi esordienti. Allora, che tipo di difficoltà aggiuntive porta l'inserimento, la gestione dell'inserimento nel gruppo di elementi nuovi, pur dovendo comunque rimanere performanti e cercare anzi di migliorare la prestazione? Ma diciamo che non partendo più da zero, il fatto che la nazionale ha aperto le porte a 10 giocatori e durante l'Autumn Cup e anche la pressione da parte loro, probabilmente per questo, affacciandosi alle nazioni, è scesa. Ovviamente quello che è il mio ruolo e quello che è il ruolo dei giocatori con un po' più di esperienza all'interno del gruppo è accompagnare questi giocatori all'alto livello. E si sono inseriti all'interno di un sistema che è iniziato con questo nuovo ciclo a gennaio, purtroppo interrotto, però comunque che sta iniziando a prendere forma, e quindi è anche più semplice per loro adattarsi a questo tipo di lavoro. È ovvio che anche per quanto riguarda appunto la giovane età della squadra è giusto che ci si prenda la responsabilità di crescere all'interno del gruppo anche per quanto riguarda la leadership, quindi ripeto, penso che sia un'opportunità per noi continuare e cercare di concretizzare questo gruppo di leadership che si è creato per il prossimo Sei Nazioni, il prossimo imminente futuro, ma per chi è arrivato in questo momento in nazionale, crescere all'interno del gruppo e prendersi la responsabilità perché avranno davanti 10-15 anni di attività internazionale. Di Luca, lo dico io personalmente con un po' di nostalgia, perché con quel gruppo ho lavorato tanti anni, ma domenica con il ritiro da rugby internazionale Leonardo Ghiraldini, davvero una generazione è arrivata alla fine del proprio viaggio, come era normale. Ecco, hai salutato Leonardo Ghiraldini con delle parole che io ho trovato molto belle, volevo un po' tornare su questo argomento. Ora purtroppo non vedo più così bene, ma tu sicuramente ricordi quello che hai detto a Leonardo. Sì, fondamentalmente ho scritto: un grande uomo, un leader da seguire e un capitano per cui lottare. Mi sono affacciato alle porte dell'Italia con l'alternanza di Leo e Sergio a capitani, e ovviamente quello che ci hanno lasciato a noi in questo momento un pochino più vecchi all'interno del gruppo è qualcosa di incredibile. Aver avuto all'interno del gruppo Leo per l'Autumn Cup, rientrato da un brutto infortunio, e rivederlo indossare ancora una volta la maglia della nazionale con lo stesso carisma, con lo stesso impegno, con la stessa determinazione, ma vivere proprio la persona che è stata e che è quotidianamente, cioè l'esempio che ha dato, come è riuscito comunque a trasferire anche i giovani che si sono affacciati appunto al rugby internazionale in questi ultimi mesi, la sua leadership, il suo esempio, persona sempre molto pacata, silenziosa, che con il lavoro e il mostrare principi è sempre riuscito a guadagnarsi il rispetto di tutti noi. Quindi sicuramente è una perdita importante per il nostro gruppo, ma ci siamo sentiti ovviamente in questi giorni, ci ha fatto un grande in bocca al lupo per l'inizio di questo Sei Nazioni, è stata una parte integrante per noi, ma soprattutto penso che debba essere un'ispirazione per tutti noi, per quello che ha fatto nella sua carriera e per la persona che è diventata.
Allora, a proposito, Andrea, di grandi leader, di grandi vecchi del gruppo, no, che sono passati e ha lasciato una traccia indelebile nel rugby italiano, mi viene in mente che Andrea Bongiovanni, della Gazzetta dello Sport, recentemente ha intervistato Sergio Parisse, no, il capitano per eccellenza e sicuramente un grandissimo fuoriclasse del rugby italiano. Come l'hai trovato, Andrea, Sergio? Ma direi, almeno a parole, molto molto in forma, ma non solo a parole, perché credo che tutti stiamo vedendo quello che ancora, nonostante i suoi 37 anni di età, riesce a fare in campo con grandissima classe e ovviamente grandissima esperienza. Inevitabilmente si è parlato anche di nazionale e di questa sua partita d'addio che per tanti motivi non si è ancora potuto realizzare, chissà se mai si realizzerà. Credo che Sergio abbia ben chiaro quale sia il processo che Franco sta portando avanti in questo momento e quindi credo altrettanto che non abbia alcuna intenzione di essere, tra virgolette, di intralcio o di peso al progetto di rilancio che Franco sta appunto portando avanti col gruppo. Altresì il desiderio, credo suo, ma che poi credo che sia di tutti gli appassionati del rugby italiano, di vederlo in campo per un'ultima volta indossando la maglia azzurra sia grande, perché quello che ha dato Sergio al rugby italiano è riconosciuto da tutti e non a caso ancora oggi è presente in qualsiasi 15 ideale a livello mondiale da chiunque venga fatto, anche a livelli più prestigiosi. E quindi insomma non va misconosciuto quello che Sergio ha rappresentato e rappresenta tuttora per il rugby italiano e credo che una sua, non voglio chiamarla passerella perché a lui stesso non piacerebbe questa definizione, però come dire un ultimo saluto gli vada reso, un omaggio, e lui però è chiaro che lo sogna con la partecipazione del pubblico come fosse una vera festa con gli amici dentro lo stadio o i familiari. E questo evidentemente in questo momento non è possibile ed è per questo che gli è balenata questa idea parlando con sua moglie Silvia del fatto che, come dire, l'addio ideale potrebbe avvenire, sempre Franco permettendo e i suoi progetti permettendo, magari a novembre proprio nella sfida contro gli All Blacks che torneranno in Italia, così da chiudere quel cerchio cominciato addirittura 20 anni fa a Hamilton nel 2002 esattamente contro gli All Blacks. Lui dice sarebbe la chiusura del cerchio perfetta e credo che, come dire, lo possiamo dire tutti, lo possiamo pensare tutti e se non deve essere una passerella, insomma, quel giorno potrebbe trasformarsi ancora di più in un momento di festa, nella speranza ovviamente che il pubblico possa tornare a essere in tribuna. Quello lo speriamo tutti, ma Franco, speriamo di avere il pubblico ovviamente. No, Franco, no, ho trovato anch'io grande rispetto nelle parole di Sergio, no? come ricordava Andrea, in rapporto al lavoro che si sta facendo e al voler così evitare qualunque forma di pressione impropria su di te, sullo staff. Tu parli con Sergio, penso avete avuto modo di confrontarvi in questo anno che sei stato sulla panchina. Sì, no, noi abbiamo parlato spesso, anche dopo la partita mi manderò spesso il messaggio, o abbiamo sentito parecchie volte, sono andato anche su a Tolone per trovarlo all'inizio anno scorso, così no, ovviamente abbiamo una gran relazione, abbiamo giocato insieme, era proprio all'inizio. Quando ha esordito contro gli All Blacks, sì, eravate compagni di squadra, credo. Sì, esattamente, lui ha portato i miei figli su sua spalla, così lui era proprio uno che abbiamo conosciuto già prima lui è diventato un protagonista così bene, un eroe diciamo in Italia. Per quello, no, ovviamente sono d'accordo, è uno che ha fatto tantissimo per rugby in Italia, per rugby, per sport nel mondo, era un simbolo di qualità, un simbolo di competitività, un simbolo di abilità con i suoi vari skill set che aveva, così sicuramente, ovviamente per me lui sa anche, c'è ancora tante partite tra noi e quella partita di All Blacks, ovviamente io penso lui merita anche una buona addio, giocando o non giocando sarebbe ora di salutarlo bene, io penso lui ha toccato le vite da tante persone, è giusto così. Noi tiriamo ovviamente
perché se oggi dico di sì o dico di no, tutti e due risposto è sbagliato. E credo che non sia di nessun collega, è se e quando assolutamente no, parliamo, anzi Alessandro, torniamo a parlare di presente e di futuro, che sono poi le cose che a Franco sicuramente premono di più nella sua posizione. Il presente e l'immediato futuro è il torneo, il Sei Nazioni sta per cominciare, quindi la squadra torna nella biobolla, che è un po' una delle novità imposte dalla pandemia, in questa nuova normalità imposta dalla pandemia, quindi aspetti positivi, quello di lavorare più in profondità sulla squadra e vedere la squadra più a disposizione, aspetti negativi, quello della gestione di un isolamento che sicuramente non è facilissimo per dei giovani atleti. Chissà cosa ne pensa Sebastiano Pessina, il direttore di Orrugby. Sebastiano. Buongiorno a tutti, buongiorno Franco, ciao Luca. Io inizierei facendo una piccola premessa. Intanto quest'ultimo anno è stato psicologicamente difficile per tutti quanti, limitare i nostri rapporti interpersonali con parenti, amici, già ha avuto delle grosse ripercussioni su quelle che è diventata la nostra nuova normalità quotidiana per noi, perché viviamo una vita tra virgolette normale, figuriamoci quale ulteriore sacrificio possa comunque essere per dei ragazzi, per degli atleti, di dover fare a meno dei loro affetti, dei loro cari, e anche della possibilità di avere, diciamo, delle distrazioni esterne, stando in una bolla per un periodo come quello delle Sei Nazioni, che ci tengo a ricordarlo e va ribadito, è un torneo molto lungo, ha la durata quasi di del periodo della Rugby World Cup, dalla prima giornata alla finale, quindi sono tanti giorni. Credo che vada anche, insomma, un pochino considerato, e qui il riferimento è a due casi importanti legati a un discorso di cronaca di cui abbiamo parlato in questi giorni, quello di Matteo Minozzi ma anche di Joe Marler, che hanno scelto di, insomma, non rispondere alle convocazioni per le rispettive nazionali. Beh, questi ragazzi vengono anche da un periodo di stress e comunque di impegni molto notevole, cioè loro arrivano da una stagione 2019 dopo la quale hanno affrontato la preparazione estiva per la Coppa del Mondo, sono andati alla Coppa del Mondo stando un mese in Giappone o anche più nel caso di Marler, hanno ripreso immediatamente la stagione successiva a giocare, facendo una stagione molto tribolata per via del Covid e un Sei Nazioni che comunque è stato interrotto, insomma, hanno poi dovuto continuare nel loro percorso fino a praticamente a dicembre di quest'anno, quando è finita la Nation Cup, che è stata fatta anche questa in una bolla. Insomma, è chiaro che secondo me nel rugby, come in generale nello sport, l'aspetto psicologico ha un'influenza importante e gli andrebbe data una considerazione forse un pochino maggiore, dal momento che sono anche questioni anche più insondabili e difficilmente prevedibili e molto più personali, per cui, insomma, per tornare al punto della domanda, è in questo Sei Nazioni la bolla rivestirà un'importanza fondamentale dal punto di vista sanitario, ma farà ricadere sullo staff e sui ragazzi una capacità di gestirsi e di autogestirsi con altrettanta bravura tra le sessioni di allenamento, ma anche tutto ciò che avviene nei momenti di riposo e nel tempo libero, insomma. Non, immagino che non sia facile, Luca ne aveva fatto un accenno nella conferenza stampa di questa mattina, non è facile vivere tra hotel e strutture di allenamento e campi da gioco, stando sempre comunque a contatto con lo stesso gruppo, in un gruppo ristretto di persone, senza avere momenti un attimo di, diciamo, da distrazione da quello che è il rugby, da quello che è il proprio il mondo lavorativo per questi ragazzi, e con comunque degli spazi, anche dei momenti personali che sono ridotti. Ripeto, vivono in delle camere di albergo, è vero che poi hanno un sacco di strutture e di possibilità, è stata fatta una stanza perché loro possano svagarsi, però il gruppo è sempre quello, vivi per 40 passa giorni a contatto sempre con quel ristretto gruppo di persone. In più c'è un aspetto che secondo me va anche considerato, che non credo, e credo che questo influisca sia dal punto di vista psicologico ma anche dal punto di vista del gioco stesso, che il giocare
nell'atmosfera un po' surreale di questi stadi vuoti, un impatto sul rugby dell'ultimo periodo ce l'abbia avuto, non solo per noi che guardiamo le partite, ma anche per chi poi va in campo. Su come si gestisca al lato pratico questa situazione, credo che la domanda ovviamente vada girata ai diretti interessati. Infatti, secondo me, Seba, ci sono due aspetti interessanti di quello che dici tu. Uno, sicuramente permette a Franco, come ha già fatto prima in conferenza, di fare chiarezza, perché inevitabilmente sui media c'è stata un po' di speculazione in rapporto a quella che è stata la scelta di Matteo, e che tu hai precisato immediatamente nelle prime ore con un tuo tweet sul tuo account ufficiale, che poi è stato ripreso anche dai canali della federazione. Dall'altro lato, secondo me, per Luca è interessante spiegare come influisce psicologicamente e anche forse come lavorate con la figura che Franco ha portato all'interno dello staff come mental coach, come psicologo, insomma, come vogliamo definire il professor Robazza, peraltro ex azzurro. Quindi... Poi vorrei intervenire su questa questione rispondendo a Sebastiano, se possibile. Francesco, iniziamo da te. Scambio tra colleghi, mi piace. Quello che volevo dire è questo, quello che ha detto Sebastiano è giustissimo, non si può assolutamente negare nulla, però è anche vero che un paio di considerazioni andrebbero fatte, e Luca magari non mi amerà per questo. Intanto i giocatori a questo livello sono dei ragazzi, certamente, ma sono anche dei giocatori professionisti, e come tale, come tanti professionisti in questo periodo, devono sottostare a delle limitazioni. Sottostanno a queste limitazioni persone che sono magari costrette a lavorare a casa, oppure in situazioni sicuramente a cui non sono abituate, e purtroppo devono sottostare anche loro. Un giocatore come Owen Farrell, che non credo possa essere, diciamo, tacciato di essere uno che fa flanella, ha detto, dice, noi dobbiamo, certo non è una situazione facile, però noi dobbiamo ricordarci che siamo dei privilegiati. Abbiamo la possibilità, nonostante la situazione mondiale, abbiamo la possibilità di fare quello che ci piace e di giocare un Sei Nazioni. Quindi questa è una prima considerazione che va fatta. E la seconda considerazione che va fatta è che in un momento così difficile veder giocare la nazionale di rugby come veder giocare le squadre di club di calcio o la nazionale di calcio o vedere lo sport in generale è qualcosa che porta un po' di distrazione, un po' di sollievo, rende più leggere le giornate a tanta gente, noi compresi probabilmente. E quindi, diciamo così, a maggior ragione ci deve essere la disponibilità ad accettare questo tipo di impegno, e naturalmente le costrizioni che in una situazione che da 100 anni non conoscevamo questo impegno comporta. Per cui giusto, è vero, sono ragazzi e tutto quanto, però per me è grande rispetto per chi accetta di sottostare alla bolla con tutti i problemi che questa crea. Non sono assolutamente d'accordo con la scelta che, e l'ho scritto, con la scelta che ha fatto Matteo, perché da un ragazzo della sua qualità e della sua ormai esperienza mi aspettavo che uscisse dalla sua bolla personale per entrare in una bolla più ampia. Scusate, posso dire una cosa subito su questo tema? Paolo, prego. No, intanto anche abbinare Minozzi a Joe Marler mi sembra veramente improprio. Le vicende umane dentro e fuori dal campo di Joe Marler sono talmente lunghe che è un paragone, diciamo, secondo me improprio. Poi mi piace sempre ricordare la frase di Jason Leonard, un pilone storico dell'Inghilterra, dei Lions, che quando gli chiedevano della fatica che si fa a giocare in prima linea, lui rispondeva sempre che la fatica la fanno i minatori o gli operai alla catena di montaggio. Franco Smith ha ricordato prima che quando si andava in trasferta con le navi si stava in una bolla su una vaporiera per un mese e passa, e quindi auguro a Matteo Minozzi di riprendersi, e ho apprezzato la disponibilità di Franco a riaccettarlo quando sarà in condizioni migliori. Però
dire di no alla nazionale in questo periodo per una questione di bolla mi sembra non una cosa positiva, ecco, mi ha molto amareggiato. Scusate se parlo, resto nella bolla, ma noi siamo sicuri che questo torneo si farà e si farà nella sua completezza? Mi sembra che la partita Italia-Francia sia l'unica che è veramente certa. Credo Paolo, perdonami se ti interrompo, penso che la volontà, abbiamo parlato prima di sostenibilità del torneo proprio in rapporto a quella che è, a quanto capisco, la volontà dell'organizzazione del Sei Union di portarlo a termine, e sempre a quanto capisco ci sono insomma discussioni in corso con i governi per creare delle eccezioni per consentire il regolare svolgimento delle competizioni d'élite. Quindi l'obiettivo sicuramente, credo lo abbia detto anche l'amministratore delegato di Six Nations, Ben Morelli, in questi giorni, è assolutamente quello di completare questo torneo. Restando nelle questioni psicologiche, mi sembra che l'ultimo giocatore azzurro del gruppo che ha vinto una partita sia ormai solo Allan, che è entrato nel secondo tempo nel 2015 a Edimburgo. E chiedevo al capitano Bigi questo fatto di non avere giocatori che con lui, che abbiano, lui compreso, che abbiano mai vinto una partita. È un handicap, oppure c'è finalmente la possibilità, con un gruppo che ha lasciato anche l'ultimo centurione Ghiraldini, c'è la possibilità di scollarsi di dosso questo fardello di una nazionale che non vince mai e che comunque continua a suscitare un grande interesse, come dimostra quello che stiamo facendo anche adesso e quello che accadrà nei prossimi giorni? Sì, assolutamente. Diciamo che il nostro percorso, la quotidianità con cui lavoriamo, con cui ci applichiamo, è per raggiungere degli obiettivi che siano consistenti. Siamo consapevoli che una partita può aiutarci a svolgere, a svoltare un po' la pagina verso un futuro più roseo, però non siamo ossessionati alla ricerca di quella vittoria pensando che possa essere la nostra ancora di salvezza per svoltare completamente la pagina. Quindi stiamo attraversando un percorso di crescita, non ripartiamo da zero, questo sicuramente è un valore aggiunto in questo momento, per cui crediamo in quello che stiamo facendo, abbiamo visto dei miglioramenti notevoli nelle ultime uscite, sappiamo quali sono stati i nostri limiti e sicuramente ci stiamo concentrando su questo per non commetterli ancora. Però, ripeto, non è un'ossessione andare a ricercare quella vittoria ancorandoci, ma voler fare un percorso di crescita che sia consistente nel periodo. Volevo un attimo anche riprendere il discorso di prima, forse non mi sono spiegato in maniera molto esplicita durante la conferenza, però come dicevo, l'obiettivo finale deve essere la partita e la performance della squadra, quindi sono d'accordo ovviamente con Farrell sul discorso di essere privilegiati, quindi fortunati a giocare il rugby ad altissimo livello in Europa, ok? E ovviamente la bolla è una componente, quindi non sono stato così esplicito, ma ripeto, l'obiettivo finale è giocare la partita alla settimana e il restante parte sono delle componenti che possono più o meno influenzare, ma l'obiettivo finale è giocare la partita e siamo fortunati a giocare il Guinness Nazionale 2021. Andrea, permettimi un secondo, solo una... Prego, Seba. Una piccola replica, quello che volevo, intendevo io, era non entrare nel merito della scelta di Matteo o di Marler o di chiunque altro. L'idea è che non tutti gli atleti, non tutte le persone sono uguali, ognuno vive le cose a suo modo, nel senso c'è chi ha, tra virgolette, anche tra i ragazzi e a scuola se ne parla molto del problema generale dei ragazzi a scuola, c'è chi è stato in grado di assorbire molto bene il contraccolpo del fatto di vedere la propria vita stravolta da questa situazione del Covid, c'è chi invece ha subito un po' di più le conseguenze. Probabilmente c'è qualcuno anche tra gli atleti che questa situazione la soffre particolarmente, è una questione psicologica, per questo dico è importante l'aspetto psicologico, secondo me andrebbe, va comunque curato ed è una cosa che su cui bisogna fare un ragionamento al di là dell'aspetto. Abbiamo capito che è un tema caldo, vi abbiamo dato da scrivere sicuramente per i prossimi giorni mentre aspettiamo l'inizio del torneo. Alessandro. Ma sì, adesso ci avviciniamo alla fine anche perché stiamo approfittando del tempo dei ragazzi e non vogliamo esagerare. Sapete che quando si parla di comunicazione intorno a un evento sportivo poi uno dei riti
è quello dei pronostici, no? Allora sentiamo, magari cosa ne pensano, giochiamo i colleghi un po' al contrario, sentiamo prima i colleghi giornalisti e poi arriviamo a Franco e a Luca e vediamo un po', secondo i nostri amici, chi è che vincerà il torneo e perché. Cominciamo, domanda secca? Esatto, secca. Dai. Cominciamo da Francesco Volpe e poi a seguire i colleghi. Vai Francesco. Allora, guarda, diciamo che mi piacerebbe che lo vincesse la Francia, perché dopo che gli è stata derubata, e non ho paura a usare questo termine, la finale della Autumn Nation Cup, avrei piacere che si vendicasse sportivamente, si riscattasse ai danni dell'Inghilterra, anche per il tipo di gioco e per un ritorno al passato piacevole che sta cercando di attuare il suo coach Galtier. Temo che, essendoci la partita decisiva tra Inghilterra e Francia a Twickenham, non sarà così semplice. Però la Francia ha dimostrato di avere le armi per contrastare l'Inghilterra addirittura con la sua seconda squadra, e quindi spero che la prima riesca a vendicare quella che ritengo una delle pagine più brutte degli ultimi anni del rugby mondiale, e cioè la finale dell'Autumn Nation Cup. Andiamo con Andrea Bongiovanni. Sì, io invece ovviamente contraddico Francesco e dico una battuta chiaramente, e penso che invece vincerà proprio l'Inghilterra, ma soprattutto alla luce del fatto che lo scontro diretto sarà in casa, tra l'altro una delle partite dal punto di vista sanitario più critico, perché sappiamo bene che in questo momento il governo francese nega ai propri cittadini di espatriare verso il Regno Unito, per cui è vero che mancano ancora diverse settimane, ma speriamo veramente che quella partita si possa disputare. E il fatto che comunque sarà Twickenham, benché senza pubblico, credo che, visto quello che è successo negli ultimi mesi, possa porre l'Inghilterra un pochino in vantaggio rispetto alla Francia. Del resto, se Corriere dello Sport dice una cosa, non è che Gazzetta possa appunto dire per la stessa, l'ho detto, no? Certo. Quindi, beh, qualcuno di neutrale, Paolo Ricibitti, Quotidiano Nazionale, Messaggero. No, Paolo. Mi piacerebbe la Francia, ma vincerà l'Inghilterra. La faccio breve. Perché? Perché ha la partita in casa e perché scottata dall'esperienza della figuraccia che ha fatto nell'Autumn Cup, Eddie Jones correrà ripari. Ricordo che senza pubblico, però, ragazzi, il fattore casa perde un pochino di forza. Andiamo adesso invece al pronostico di Sebastiano. Ma per l'organico dico anch'io, e per la partita in casa dico anch'io l'Inghilterra, per il cuore direi la Francia, perché in questo momento è quella che sta giocando il rugby migliore, come ha detto giustamente Francesco, avrebbe meritato a novembre di vincere la Autumn Nation Cup, è giusto che gli venga reso un giusto la pariglia di una vittoria che è sfumata non sul campo. Adesso tocca a voi, Franco. No, Inghilterra vincerà, secondo me. L'unica squadra che non gioca in casa contro noi. Lascia tutto là. Ovviamente io penso loro, Inghilterra adesso ha un sistema che viene già per 6 anni. Ognuno che lui ha convocato, a parte quelli che sono extra, sanno esattamente come e cosa vogliono fare. Loro hanno un piano molto semplice, creano tanta pressione, ha un pacchetto che poi ti massacra in campo tuo. Per quello stile è brutto, dice anche Eddie Jones, no, che non veramente è piaciuto, ma è effettivo quando c'è pioggia, quando c'è freddo, e purtroppo hai bisogno di un pacchetto e una che ha lavorato già tanto insieme, un pacco come hanno, un Itoja lì in mezzo che rompe tutte le altre, soprattutto e vince la sua, e poi l'esecuzione, loro hanno lavorato spesso sull'esecuzione, sul loro gioco di calcio e di creare questa pressione. È molto difficile riuscire, io non penso tutti in Italia hanno capito quanto bene abbiamo fatto quella serata qui, di gestire tutti questi bombardamenti di calci. Era veramente abbiamo passato un Rubicon, diciamo, quella sera, di prendere la palla così spesso al volo, senza, con Plezzani che ha giocato all'estremo al fine, era veramente una cosa importante per noi, era un punto di ripente, era anche una serata fisicità che noi abbiamo tenuto per quello, ma sono una squadra forte e ben organizzata. Allora, Franco vota per l'efficacia e la concretezza dell'Inghilterra. Luca?
Io penso che il fattore campo, come giustamente dicevi, non sarà determinante per la riuscita delle Sei Nazioni. Senz'altro le due squadre contendenti sono Francia e Inghilterra, probabilmente nella partita di Twickenham si deciderà tutto, quindi penso loro due senza Grand Slam. Ieri Luca eri alla presentazione da remoto, no, del Sei Nazioni globale con gli altri cinque capitani. Quello che preferisci, non entro negli aspetti personali, diciamo, ovviamente, ma il giocatore, il capitano che vorresti avere in squadra insieme a te tra gli altri cinque? Ho massimo rispetto ovviamente di tutti, però forse Johnny Sexton, come ho espresso anche ieri, lo stesso commento, un giocatore che, sul quale, ripeto, tantissimo rispetto, siamo incontrati spesso e volentieri nel club, un giocatore che si è fatto nel tempo leader della sua squadra, della nazionale, The British and Irish Lions, quindi sì, mi sento di dire Johnny Sexton. Bene, allora grazie a Franco Smith, grazie a Luca Bigi che da due giorni sono incessantemente con noi per i vari impegni media che seguono, che precedono l'inizio delle Sei Nazioni. Li liberiamo, li ringraziamo per essere stati con noi insieme ovviamente ad Alessandro che mi ha affiancato nella conduzione di questo nuovo Fear Talk. Grazie a Sebastiano Pessina di On Rugby, Francesco Volpe di Corriere dello Sport, Andrea Bongiovanni di Gazzetta dello Sport e Paolo Ricibitti del Messaggero. Speriamo di vederli presto in tribuna stampa all'Olimpico, perché l'appuntamento, ormai lo sapete benissimo, è il 6 di febbraio per Italia-Francia, subito in palio il trofeo Garibaldi. Diretta su D-Max, grazie per essere stati con noi e rimanete nei prossimi giorni perché ci saranno delle sorprese in avvicinamento alla partita. È un ritorno interessante. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a tutti. Crepi, grazie mille. A presto. Grazie.